Alla Bombonera è andato in scena un appassionante primo atto della finale della Libertadores 2007. Il Boca Juniors stravolge il gremio 3-0 e piazza dunque un'ipoteca pesantissima sul viaggio per il Giappone, dove volerà anche il Milan. La vera notizia per i rossoneri, però, è che Riquelme a Yokohama non ci sarà. Il suo contratto con il Villarreal fino al 2009 lo farà tornare in Europa alla fine della Coppa, e quella con il gremio è stata la sua ultima gara alla Bombonera. Un saluto indimenticabile per i tifosi bocchensi, perché il Mudo ha marchiato il risultato e la partita. Senza di lui, insomma, il Boca fa meno paura. Nel primo tempo i padroni di casa si sono però dovuti adattare al gioco dei brasiliani, molto compatti e solidi. Solo un'occasione per parte e la differenza l'ha fatta l'abilità di Palermo e Palacio, che sulla punizione di Riquelme al 18° hanno completato l'azione dell'1-0. Il Boca ha atteso pazientemente che con il passare dei minuti l'avversario perdesse ordine e solidità. L'inizio di ripresa degli argentini è stato arrembante ed è culminato nel clamoroso salvataggio sulla linea di Teco, sul tiro a porta spalancata ancora di Palacio. La squadra di Mano Menezes ha confermato tutte le sue difficoltà in trasferta nel 2007 e non ha potuto evitare la decima sconfitta nelle ultime 11 gare esterne. Colpa anche di Sandro Goiano, il più difensivo dei centrocampisti gauci, espulso per un intervento molto duro a centrocampo su Banega. Lì è cambiata la partita, di cui Riquelme si è impossessato definitivamente con la punizione conquistata e trasformata del 2-0. Gli argentini, a caccia della sesta Libertadores della storia, hanno avuto il merito di cercare un'altra rete in vista del comunque caldo ritorno all'Olimpico Monumental di Porto Alegre. E il terzo gol è arrivato dopo un'azione molto caotica. Gran dribbling di Riquelme, destro respinto da Saha, cross di Palermo, uscita a vuoto dell'ex portiere di Brescia e San Lorenzo, il colpo di testa di Ledesma appena deviato nella propria porta da Patricio. 3-0, delirio alla Bombonera e ovazione finale dei suoi 55.000 tifosi, Maradona compreso, per Juan Román, Riquelme. Il Giappone e il Milan sono molto più vicini.